Vittorio? Sì. Eccolo. Eccolo. Come andiamo? Benissimo. Senti, io a questo punto bisognerà difendere la libertà di espressione contro l'attacco dei giudici che forse non ti vogliono incriminare per odio, per parole d'odio nei confronti di Silvia. No, non possono perché c'è l'articolo 21 e poi c'è la insindacabilità dei parlamentari. Oggi anche uno in aula l'ha detto. Sì, ho capito, ma addirittura vado dai carabinieri. Sì, però... ma no, quello che tu hai frainteso è che lei, che è una ragazza che ha subito una violenza, quindi va guardata con rispetto, qualunque cosa dica e faccia, è andata dai magistrati indicando quelle che secondo lei erano delle forme di insulto, di minaccia. La mia invece è semplicemente un auspicio. L'auspicio che chiunque combatta contro il terrorismo, sì, l'auspicio è che i collaboranti, caro Parenzo, esatto, fallo parlare, osservazione, perché non vorrei che fossero tramiti per il terrorismo. Se a te piace, fatti i tuoi. Israele, no, non mi piace, ma ti è uscita male questa volta, te lo dico con affetto, male, Vittorio, è uscita molto male, perché dire a una ragazza che ha passato 535 giorni in uno stato detentivo con i suoi complici, quello che ho detto, quali sono i complici? Che condividono in tanti, quali sono i complici? Sono un cretino, vittima, come te, non capisce. Vittima, sono un cretino, vittima, come te, non lo capisce. È vittima, vittima, non complici, vittima è. In questo momento è complice, tu non sai se sia vittima. Ma quale ipotesi di chi? Ha ragione lui, ha ragione Vittorio. Di Israele avrebbero preso a calci nel culo. Tu sei un terrorista come loro, sei pericoloso. Ma ha ragione Vittorio, in Israele. Il sospetto che lei possa essere un collegamento con le filiali terroristiche. Ma chi l'ha detto? Ma ha ragione. Se tu fai propaganda per loro, come hanno osservato le persone intelligenti, vuol dire che sei pronta a fare quello che loro ti chiedono. Imbecille, no, compreso metterti una cintura nessuno di dinamite. No, ma ha ragione, ma perfettamente. Ragazzi, ma scusate, nei servizi l'hanno. Cosa ne sai? Ma cosa ne sai tu? Bisogna fare prevenzione. Ma certo, ma cosa ne sai tu? Questa sarà l'inchiesta che sta facendo la procura. È bastato che lei scendesse da quella scaletta. È un rischio che lei venga utilizzata da una banda terroristica per mettere in difficoltà l'Italia. Potrebbe valere per tutti quelli che sono stati vittime del terrorismo internazionale islamista, vale per chi si dichiara parte di un gruppo terrorista come ha fatto lei. Ma non sappiamo, non si è dichiarata parte di nessun gruppo terrorista. Ha detto semplicemente detto, che si è convertita corretti all'Islam. Tu ora vai a cena con dottor Ina e dici che è stato corretto. Anche De André diceva che i suoi sequestratori sono stati corretti. La canzone Hotel Supramonte. Vai a vederti la canzone di De André. Vai a ascoltarti la canzone di De André. Sono terroristi e tu sei un povero cretino. Ma tu devi leggerti la canzone Hotel Supramonte. Ma che cazzo che non vuol ricordi dire? Non no, sai. No, non dire cazzate. Chiedi a Dorighezzi. Chiedi a Dorighezzi. Chiedi a Dorighezzi. Cosa c'è? Chiedi a Dorighezzi. Qui siamo di fronte a una minaccia contro l'Occidente. Chiedi idiota. Siamo di fronte a terroristi carosino cristiani. Cretino. Incapace totale. Allora ha ragione Vittorio per un semplice motivo. Perché stai zitto. No, non faccio polemica. Vuoi stare zitto un attimo? Vuoi stare zitto in dialettica? Perché sei un povero deficiente. Ha ragione Vittorio per un motivo molto semplice. Non c'entra la dialettica, le mie fossero minacce, non erano minacce, erano auspici. Io voglio gli amici dei terroristi in galera. Esatto, esatto, ha detto potenzialmente, ma lui dice di indagare, su questa roba qua. Ma sta a lui dire di indagare, c'è la procura che lo sta già facendo. Chiedere di indagare, faccio una denuncia io, denuncia precisa, perché ho paura che lei sia in collegamento con dei terminali terroristici. Non c'è nessun bisogno di dire una fregnaccia simile, perché la procura sta già indagando e sta cercando di capire. La fregnaccia è tua, tu sei amico della mafia e amico dei terroristi. Sei tu, sei un povero terrorista coglione, un falso ebreo. Ma minchiate, amico della mafia. Le dici tu minchiate. Ma non ho capito, ma in Israele. Lettaculo, filo comunista. Quello sei tu. Ma di che cosa c'è? Ma cosa c'entra il filo comunista? Sto dicendo che lei ha ostentato il gruppo che l'ha rapita. Non l'ha soppesato. È una convertita. Non una convertita. Tu sei un povero idiota.
Lei non ha sconfessato nessuno. Lei è venuta con gli abiti del nemico. È appena sceso. Ma che ne sai tu dell'interrogatorio che ha fatto dai carabinieri? Ma che poi l'interrogatorio ha fatto? L'interrogatorio è andata per dire, per rispondere dei social con tutti quelli che dicono giustamente quello che vogliono. Chiunque potrebbe andare a denunciare che sui social è stato trattato male. Che discorso è? Adesso dicono che vogliono dare la scorta. Che dici? Stai zitto un attimo, dicono che vogliono dare la scorta, Vittorio. Che cazzo è sta roba della scorta? Era appunto, devono darla a noi la scorta, non a lei, perché lei potrà sempre, col collegamento che ha con i suoi amici terroristi, essere pericolosa per i cittadini. Tu ancora questo insisti è il problema con questa vero. Roba? Ancora proprio insisti finché con non gli amici terroristi? Quel gruppo, cioè, e non dice solo criminali, è pericolosa. È pericolosa. Io l'ho detto dal primo. È pericolosa, è alterata, è pericolosa. L'ho detto dal primo giorno, non ho sentito. Non ho sentito ancora una parola chiara da parte di questa ragazza, con tutto il rispetto, contro i suoi carcerieri, dove deve dire solo degli aguzzini. A quel finto ebreo che sta creando minacce per i suoi. Non, deve amico dire 18 mesi quello di è. Detenzione amico dei terroristi per, pianto un amico dei terroristi notte, non è mio amico un amico terra, dei terroristi ma non, non è mio amico stronzate. Ma quale amico dei terroristi ma è un'amica dei terroristi l'ha io detto anche il tuo amico Cruciani non ha sconfessato i suoi abitori li ha lodati dei servizi segreti li ha lodati ragazzi non ho sentito una parola ha detto non mi hanno trattato ha dormito per terra per 18 mesi le hanno dato da mangiare delle porcherie, ma chi l'ha detto? Ma chi lo so? Ma che lei vuol dire? Ha dormito per terra, ma ha detto che è stata trattata male. Ma non li ha rinnegati, non ha detto solo dei criminali, ma ha detto solo corretti di e ha aderito alla loro posizione terroristica. Come la sindrome di Stoccolma, sei un povero idiota. Ragazzi, sei un amico dei terroristi. Sei un amico dei terroristi. Ragazzi, ma è molto semplice il ragionamento che fa Vittorio. Non è così strano. Una persona che viene, il mio ragionamento, la tua idiozia, tu ti esponi al pericolo del terrorismo, lodando una complice dei terroristi. Per ora è una vittima. Per ora è una vittima. Se tu hai altre notizie, vai alla procura. La vittima non rinnega l'Occidente e la religione cristiana per diventare terrorista. La vittima dice che sono nemici i suoi nemici. Ma ragazzi, ma mi pare una cosa abbastanza chiara. Se una viene qua, sorridente, dicendo, tra l'altro, mi hanno trattato bene, mi chiamo Aisha, come la sposa bambina di Maometto, non dice una parola contro i suoi carcerieri, uno si potrà porre il problema? Si potrà porre il problema vittima. O no? Non per è ora una è una vittima, non è una e vittima, lui non è sa una un complice. Cazzo di questa vicenda. Non è una vittima, è una complice. Ma e tu sei un delinquente comune, amico dei terroristi. Ma è una cosa gravissima di essere quella ebreo. Che dici. Ma vorrei vedere cosa farebbe una cosa prova simile. A immaginare questa cosa con Netanyahu. Prova a immaginare di Israele, idiota. Prova a immaginare se mai accoglierebbero una in quel modo. Convertirsi all'Islam cretino. Non è un reato. Ragazzi, bisogna capire in quali condizioni si è convertita. Il reato questo è l'unico tema. Il concorso esterno è un reato. Appoggiare i terroristi è un reato. Il concorso esterno. Certo, esiste anche quello. Appoggiare i terroristi è un reato. Adesso questa si bisogna è capire. Bisogna capire. Ma che c'entra? Che ne sai che è successo? Che ne sai cosa è successo lì? Legata non lo ai terroristi. È pazzesco. Ma certo, si è presentata con i loro abiti. Certo, uno avrà un sospetto o no? Porca puttana. Avrà sulla un sospetto o no? Ma indagherà la magistratura per una parte lesa. Sì, ancora peggio se è strumentalizzata. Perché lo sarà. Sarà obbediente a loro invece che riconoscente a noi. Obbediente a loro invece che riconoscente a noi. Questo sarà. Le chiederanno visto, qualunque cosa. Hai visto troppe serie televisive? No, quello non vedo un cazzo. Ti sei rincoglionito della quarantena, ti sei rincoglionito, hai visto cretino, troppo Homeland, hai visto troppo Homeland, hai visto troppo Homeland su Netflix, ridicole, hai visto troppa televisione, allora la posizione di la cosa ridicola di serie televisive, ma che ma quello non ho sentito lei. Lei è complice dei terroristi. E come fai a dirlo? Ti scommetti lo ha detto, ha detto sono stati corretti, non ha rinnegato quelli. Ma questo sono in molti a dire che i sequestratori sono stati corretti, sai, se vai a vedere la storia dei sequestri. No, guarda. Purtroppo sì, purtroppo è così. E tu ti sei rincoglionito nella quarantena perché hai visto troppa televisione, hai visto troppa televisione. Ma non la vede la televisione, non guarda un cazzo, sei un povero cretino, sei un rinnegato. Sei un rinnegato.
lei obbedirà a loro. Ti assumeranno a Netflix adesso. Ti assumeranno a Netflix adesso. Complimenti. Ti assumeranno a Netflix per fare una nuova serie televisiva. Questo è il pericolo. Questo è il pericolo, che sia il loro strumento. Beh, certo, ma è una possibilità. Adesso assumeranno Sgarbi a Netflix per fare una nuova serie televisiva. Evviva, farei una nuova serie. Povero idiota, falso ebreo, rinnegato. Vorrei vedere, devi chiedere ai tuoi amici in Israele cosa avrebbero fatto di questa. Non avrebbero ricevuta così. Vergognati. Ma quando parte la nuova serie televisiva? Quando la fai? Quando inizia a collaborare? Con me, quando inizia a farla? Quando la fai? Quando la fai? Come si chiamerà? Come si chiamerà? Chiara Iscia, la nuova serie televisiva che scrivi? Come si chiamerà? Chiara Iscia? Chiara Iscia si chiamerà? Tu hai visto troppa televisione, troppa, durante il Covid, ti ha fatto male a te, ti ha fatto male a te, te lo dico io. Amico della mafia, amico dei terroristi, quello sei tu. Allora prova a immaginare una scena, da Parenzo, prova invece di dire cazzate, prova a immaginare una scena. All'aeroporto, all'aeroporto Ben Gurion, come si chiama? All'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che cos'è? Si presenta una signora vestita da islamica appena liberata da una prigione dell'Islam in uno stato non so dove. Secondo te gli israeliani, i tuoi amici, i tuoi fratelli israeliani possono consentire? Diversi, ma quali contesti? Ma contesti. Il terrorismo spesso è un fatto abiti, mondiale, è un fatto mondiale contro l'Occidente, idiota. Ma allora adesso idiota, convertirsi all'Islam è diventato un reato improvvisamente nel codice di Hammurabi, nel nuovo codice di Sgarbi Hammurabi, convertirsi all'Islam è un reato. Ma non abbiamo è l'Islam, no, non sei convertito all'Islam. Evviva, sei convertito alla banda. Ma quando terrorista esce la serie, la tua l'Islam serie TV, quando esce Aisha Romano, quando esce la tua serie Aisha Romano di Vittorio Sgarbi prodotta da Netflix, quando esce? Ma il nome della religione non puoi difendere i terroristi. Ma i quando bambiosi, esce la serie idiota alla fine? Aisha Romano di Vittorio Sgarbi Netflix, quando esce la nuova serie di Homeland? Quando esce? Quando esce la serie? Povero idiota. Dimmi ciao che Vittorio, avanti tutta, avanti tutta, avanti tutta, avanti tutta, complice dei terroristi, povero idiota. Comunque ragazzi, la cosa vera è questa, dice Sgarbi, abbiamo portato in Italia un nemico, doveva rimanere là, secondo te dovevamo lasciarla là Vittorio, sì o no? Pazzesco. Questo lo dice Ornella Vanoni, io non dico nulla, per me dovevamo dico liberarla e che lei ringraziasse noi e non i suoi carcerieri. Sì. Questo fa qualunque persona che abbia il senso, dando dei danari con cui hanno già deciso di comprare le armi per fare attentati in Israele e in tutto il mondo occidentale. Questo faranno. Quindi questa farà attentati. No, faranno i terroristi. Faranno i miei amici della nostra babba, li stanno già preparando, caro mio. Ma sei proprio ignorante. Tu invece di vedere dei film, vedi Paperino, sei un povero cretino. Guardi Paperino e pensi che ma lo hanno detto loro. Vedi le bombe, non le vedi, una serie, guarda che l'hanno già fatta una serie simile, si chiama Homeland. L'hanno già fatta questa storia, inventatene un'altra, si chiama Homeland. Inventati tu le cose, povero scemo. Inventale tu, rinnegato. Ciao Vittorio, avanti tutta. Ciao. Rinnegato. Ciao. Lei deve ringraziare gli italiani, non lodare i suoi rapitori. Occupati di Caravaggio, che è meglio. Ma che cazzo di Caravaggio, che sei più serio. Occupati di Caravaggio. Sei ignorante. Occupati di Caravaggio e del Correggio. Occupati del Caravaggio, che è molto meglio. Ma che c'entra? Occupati di quello, che è molto molto meglio. Meno pericoloso. Tu sei contro la libertà di espressione. Sei contro la perché ieri quando hai detto ieri quando abbiamo parlato di questa cosa di una possibile indagine su Sgarbi hai detto bene giusto rispetto, bene giusto certo, bene giusto cosa simile. Ma che cazzo se c'entra uno, l'odio ma non dire cazzate. Scusami, una è sta rapita per 18 mesi, torna in Italia e si becca pure questa montagna di merda. Ma che stiamo scherzando? Ma è pazzo questo, è pazzo. Vabbè. Ciao Vittorio, ciao. Ciao, manda a fare il culo quel Parenzo, non chiamarmi più con lui, non è più un amico, è un nemico dell'Occidente, è un nemico di Israele. Non voglio più neanche pensa parlarti. Pensa Caravaggio, tu va. Sei finito, non voglio più parlarti. Caravaggio, vai dalla tua amica, vai dai tuoi amici, vai dai tuoi amici terroristi, vai dai tuoi amici terroristi, fuori dai coglioni, non voglio più vedere uno pericoloso per la democrazia come te, non voglio più vedere. Del Correggio, occupati del Correggio. Fuori dai coglioni, fuori dai coglioni, fuori dai coglioni, fuori dai coglioni. Ciao.